è molto stimolante questa tua riflessione, perché intanto mi fa pensare al tema delle, quando si dice le proprie radici, che andando, diciamo così, con il pensiero alla teoria blavatskiana, le radici sono quello che tu ti porti dietro dalle generazioni, cioè no, è il considerare completamente che noi non siamo un qualche cosa che non ha nulla a che fare con le rocce, col mare, con le ere geologiche che ci hanno preceduto, e non siamo qualcosa che non ha nulla a che fare con le generazioni che ci hanno preceduto, quindi è proprio radicarsi. E questo, come dire, non è tanto ovviamente giustificare il razzismo, anzi, ma è il comprendere completamente da dove si proviene. E che vuol dire anche comprendere fino in fondo chi sei. Quindi la tua radice, secondo me, è un qualche cosa di, che è un po' inesplorata, che effettivamente è la base da cui noi, secondo me, dovremmo partire per ogni tipo di esplorazione geografica o anche spirituale. Poi mi piace molto quello che tu dici, cioè il senso dell'altrove, dello spaesamento. Il senso dello spaesamento non tanto come perdersi nei non luoghi o in questo, diciamo, nello spazio quello virtuale, che effettivamente è un non luogo e che non ha per me nulla a che fare né con l'estetica né con la ricerca, insomma, spirituale. E invece è quello spaesamento, pensando a Leopardi, che ti consente di percepire che tu sei quella radice, ma sei qualcosa di molto più grande. E quindi questo per me è il senso della ricerca di questo spaesamento, cioè proprio quello che ti fa sentire che tu hai una dimensione altra, che è molto più grande di te, che puoi intuire. Parlo anche dei non luoghi. Sui non luoghi ti dico solo che è interessante il modo in cui Auger la pensa, perché comunque si tratta di una categoria descrittiva in linea prioristica, non c'è nessun luogo che sia del tutto davvero non luogo, e un non luogo può anche fare qualcosa per diventarlo un po' meno. Questo è sempre una cosa molto interessante, no? Però effettivamente è sfidante, perché qua c'è in corso un conflitto tra tendenze alla standardizzazione, le quali non sono neanche quelle da considerare di per sé subito in maniera del tutto negativa, no? Cioè, un certo grado di standardizzazione dell'esperienza è ciò che la rende condivisibile e comunicabile. Il problema è se la funzione che svolgono è solo standardizzante. E omologante. Esatto, perché quando la standardizzazione diventa un modo per addormentare l'esperienza, allora il non luogo si è compiuto. L'altra cosa interessante che dice lui è che i non luoghi li trovi dove non te lo immagineresti, e questo lo rielabora negli anni, e poi magari invece trovi dei luoghi dove non ti aspetteresti. Se tu porti l'arte in stazione, la stazione che nel 91 era per lui un non luogo, può diventare un luogo. Se tu invece trasformi la Civita di Bagnoregio in Gardaland, è stato un luogo, ma non lo è più. E sono reversibili queste cose, non sono irreversibili, non è uno status, diciamo. Oppure pensavo anche, mi sembra si chiami urbanistica tattica, cioè una specie di progettazione comunitaria anche dei luoghi più banali, per esempio un incrocio per la strada, dove a Milano nelle periferie è proprio diventata un'occasione per, diciamo, appropriarsi di quel luogo, dare un significato anche a... Bellissimo. Ai luoghi. Però penso anche che, cioè, ultimamente ci si sta proprio anche interessando a questo fatto di riappropriarsi anche di luoghi che sono stati un po' oggetto anche di una appropriazione invece un po' standardizzata, sbagliata, tra virgolette. Ad esempio, mi viene in mente tutti i posti di montagna, per tornare al turismo di massa, tutte le località un po' più in della montagna. Ci sono tutti questi palazzoni anni 60. Certo. Esatto. Certo. E no, è quello che mi chiedevo appunto, anche questo nuovo interesse nei confronti ad esempio dei luoghi di montagna, nel trovare delle forme di urbano che non sia mettere il palazzo, ma sia ad esempio, cioè, pensare che la città si estende verso luoghi esterni alla città, fino a comprendere anche lontano, ovviamente la metro montagna, anche in questo senso è forse una forma di spaesamento. Innanzitutto una considerazione sulla coppia spaesamento e spaesamento. Sono entrambe due direttrici formali, sono entrambe due orientamenti trascendentali, cioè
non hanno un contenuto. Cosa vuol dire? Che possono avere molti contenuti diversi, ma ciò che magari appaesa in una società non appaesa in un'altra. Ciò che appaesa lei non appaesa me. L'appaesamento si può definire come la tendenza a fare di un determinato spazio un luogo in cui ci si riconosce. Quindi è una definizione formale che non ti dice quali sono i luoghi in cui... Ci sono alcune figure in cui si incarna il processo dell'appaesamento. Penso, non so, alla casa, oppure penso alla città. La città nasce per l'umano appaesamento. Non è che nasce per un'altra cosa. Prendevano dei recinti e li chiudevano per isolarsi dallo spaesamento che veniva proprio dal terrore, no? della natura. Però poi, a un certo punto, quando la città è diventata invivibile, è diventata la natura l'idea di un appaesamento nuovo, no? Rousseau, per esempio, è l'idea di un appaesamento naturale. È proprio il contrario, il romanticismo anche. Quindi ci sono delle dialettiche interessantissime, storiche, che fanno sì che appaesamento e spostamento sono come due contenitori o come due direttive che vanno in posti diversi o che si riempiono in modo diverso a seconda della fase storica. Quindi mi sembra che questa cosa che ci stai descrivendo sia innanzitutto testimonianza del fatto che gli anni 50 sono stati, da questo punto di vista, poco attenti, diciamo, anche 60, poco attenti alle caratteristiche del radicamento, eccetera. E voglio dire, i processi di appaesamento erano gestiti attraverso l'applicazione, ed era prima della globalizzazione, ma non vuol dire, cioè, non c'era il tipo di non luogo che criticava Marc Augier, o comunque non nelle... però, cioè, venivano comunque adottati metodi architettonici e urbanistici che riflettevano esigenze di carattere assolutamente razionalistico e basta, no? L'altra cosa che ti voglio aggiungere sull'urbanistica tattica è un'osservazione sulla parola tattica, perché urbanistica tattica io non l'avevo mai sentita, devo cercarla. Però nel 1980 il governo francese chiese a questo signor Michel Desserteau di scrivere un testo che avrebbe dovuto rappresentare lo sfondo filosofico di alcuni piani di reaménagement di città come Lione, soprattutto, robe del genere, ed è diventato uno dei testi filosofici più rilevanti sulla questione dello spazio nella seconda metà del Novecento, anche per quello che dicevo prima, che pochissimi se ne sono occupati, però comunque lui ha scritto le cose di un'intelligenza rara, e chiamava strategia l'azione che proviene dall'istituzione di turno, in cui, soprattutto in Francia, questo elemento non era tanto il potere economico, ma era l'istituzione il problema, soprattutto in quel momento. Dall'istituzione precipitavano piani strategici, non so, Napoleone III dice a Duzman, distruggi Parigi che rifacciamo. Ecco, quella la strategia è la pianificazione verticale dello spazio, dall'alto, contro cui si stagliano le tattiche, che invece sono esperienze vissute, non tanto concepite in termini di strategia di lotta, semplicemente vissute. La gente del quartiere ha bisogno di riappropriarsi dello spazio e lo farà. Diceva, lo farà anche se glielo impediscono, perché non è che possono... Cioè, quindi il boulevard deve servire per... vabbè, ma poi il marciapiede prenderà lo spazio di quello che... un posto che prima era del viucolo, no? Cioè, ci saranno i pari, ci saranno modi, no? E quello le chiama tattiche, proprio per dare la misura di un'azione... non verticale ma orizzontale.